Ciao a tutti da Mirko, state cercando un modo per configurare i vostri droni senza impazzire con il cavo USB? Seguite il video di oggi perché questo modulo Wi-Fi fa proprio al caso vostro. L'HGLRC Hermes infatti vi permetterà di configurare il vostro modello via Wi-Fi, usando l'app SpeedyB e senza dover collegare nessun cavo USB. All'interno della confezione abbiamo il modulo Wi-Fi, un termorestringente, un set di pin, dei cavi, degli sticker ed il manuale di istruzioni. Io direi di partire subito saldando i cavi seguendo lo schema: viola nell'RX, verde nel TX, rosso nel 5V, nero nella terra e arancione nell'SV. I pin renderebbero il modulo troppo ingombrante, per questo motivo ho deciso di non usarli. Inoltre, per fare in modo che i fili rimangano il più possibile fermi, li saldo verso l'interno facendoli uscire dall'altra parte. A questo punto blocco tutto con il termorestringente. Il risultato finale sarà questo. Ora prendiamo il flight controller e individuiamo una porta UART con TX ed RX liberi. La 1 è perfetta, visto che ci sono anche 5V GND vicino. Inoltre individuiamo il pad LED che ci servirà per il cavo SV. Quindi collego RX del modulo su TX della scheda, TX del modulo su RX della scheda, 5V su 5V, terra su terra e cavo SV nel pad LED. Ora che i collegamenti sono pronti, spostiamoci su Betaflight per configurare il dispositivo. Andiamo su CLA e digitiamo Resource. Individuiamo la riga che riporta LED Strip 1 e segniamoci il codice finale, nel mio caso A08. A questo punto digitiamo Resource Pinio 1 A08. Il codice A08 è valido per il mio flight controller, per il vostro potrebbe essere diverso, ricordatevi di usare quello associato al LED strip 1. Adesso digitiamo questa stringa, serial 0 1 115 200 57600 0 115 200. Fate attenzione al numero che ho segnato in rosso, lo 0. Questo numero è una variabile che corrisponde alla porta UART dove ho collegato il dispositivo, meno 1. Io, visto che ho usato la UART 1, devo scrivere 0. Se voi ad esempio avete usato la porta 5, scrivete 4. Se avete usato la porta 4, scrivete 3 e così via. Per finire scrivo queste altre due linee. Set pinio trattino basso config uguale 129,1,1,1. Quindi premo invio. Poi set pinio trattino basso box uguale 0,255,255,255. Quindi premo invio. Poi scrivo save e premo invio. Questo tipo di configurazione via CLA fa in modo che il cavo SV spenga il modulo quando armiamo il drone. In questo modo non si crea nessuna interferenza tra modulo e ricevente. Si potrebbe anche collegare il modulo senza cavo SV e quindi saltando tutta la parte della configurazione via CLA. Io però vi sconsiglio di farlo perché il modulo Wi-Fi rimane sempre acceso e potrebbe causare interferenze mandando la ricevente in failsafe. Tutte le stringhe da digitare sono riportate nel manuale, quindi non avrete problemi a configurare il modulo. A questo punto non rimane che scaricare l'app SpeedyB, si tratta di un'applicazione disponibile per Android e iOS che ci permette di configurare il nostro modello proprio come se stessimo usando il Betaflight Configurator. In descrizione vi lascio il link per scaricarla. Clicchiamo l'icona Wi-Fi per fare una scansione delle reti disponibili. Come vedete tra le connessioni troviamo HGLRC Hermes, quindi la scelgo. Il LED diventa blu a confermare che il modulo sta comunicando con il telefono. Una volta aperta l'applicazione possiamo configurare il nostro modello proprio come se stessimo usando il configurator per PC. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. A mio parere questo processo risulta essere troppo macchinoso per giustificare il fatto di non voler usare il cavo USB e su un drone normale secondo me se ne può fare anche a meno.
Tuttavia questa soluzione risulta molto pratica per quei modelli dove sia difficile accedere alla porta USB. In particolare mi riferisco ai CineWhoop, che vista la loro particolare conformazione richiedono necessariamente questo tipo di prolunga, e molto spesso per usarla bisogna smontare l'elica. Se avete questo tipo di drone quindi potete valutare questo dispositivo per rendere più agevole la fase di configurazione. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione del modulo Wi-Fi HGLRC Hermes. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.